Scuole dalle province di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento, accomunate dal lavoro di ricerca svolto circa il campo di concentramento di Ravensbrück, lager femminile della Germania nazista, dove furono internate migliaia di donne, tra le quali molte italiane. Gli studenti hanno lavorato elaborando percorsi teatrali e musicali circa la realtà di queste donne, ricostruendo la vita di alcune di loro, anche della Campania. Ascoltiamo Laura Capobianco, componente della Consulta regionale delle donne, che ha organizzato il percorso di ricerca. Ci è sembrato importante soffermarci su questa specificità, che perfino nella persecuzione le donne hanno avuto un trattamento particolare, e per questo abbiamo voluto ricordare Ravensbrück, che è il campo di concentramento presso Berlino, dove porteremo la scuola vincitrice di questo concorso a conclusione del concorso. Intervenuta la presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosa D'Amelio. C'è stato un lavoro molto puntuale, un bando nelle scuole, le ragazze hanno lavorato in maniera intelligente e oggi hanno presentato qui questi elaborati, e non abbiamo dimenticato nella riflessione che ci ha coinvolto appunto le tante donne che sono state vittime del nazifascismo, che proprio nella nostra regione a Solofra c'era un campo dove si selezionavano le donne per i campi di concentramento. Abbiamo il dovere di conservare la memoria perché non si possono ripetere gli orrori che abbiamo vissuti negli anni terribili in cui vittime innocenti hanno pagato con la propria vita.